Allora, siamo tutti un po' emozionati perché questo è un caso un po' speciale. La signorina che vedete qui di fronte, per quanto sia controluce, la riconoscete, è Giulia Conti. Giulia mi ha chiesto di fare una cosa questa mattina e per questa cosa le do la telecamera. Ah, accidenti, che impressione. Finalmente sono io da quest'altra parte. Cominciamo. Ok, un'intervista. Un'intervista. Aiuto. Un'intervista a Luca Bontempelli. Certo, ce n'era un gran bisogno e si farà un sacco di altri amici. Secondo me prenderà un sacco di like questa intervista. Luca, Giulia. Quarto giorno di regate, entriamo nel vivo della competizione. Hai una media di 8-9 interviste al giorno, che è una media pazzesca. Chi pensi siano i tuoi avversari più temibili? I miei avversari più temibili non esistono, perché il giornalismo nautico fa ridere i polli. E... essere il più bravo in giornalismo nautico è come sparare sulla Croce Rossa. Non so se sono il più bravo, però di sicuro sono molto più appassionato di tutti quegli altri, e questo mi fa sentire molto bene. Sono arrabbiato di aver fatto così poche interviste, perché le regate finiscono tutte insieme, e quando la Berta o la Zennaro fanno un buon piazzamento io vorrei esserci, non vorrei proprio essere lì e raccontarlo. Sì, infatti ho visto che ieri ti lamentavi di questa cosa. Ma ho già rimediato, quasi Berta, forse ti sarai anche fustigato. Esatto, la Berta è già online. La Berta fa degli occhi meravigliosi, come fai a non vedere una ragazza così carina, così brillante, che va fortissimo in 470? Senti, dimmi a tal proposito, quali sono i tuoi punti di forza e i tuoi punti di debolezza come giornalista? Allora, i miei punti di debolezza sono che, se quando arrivate bene, mi viene da piangere, mi commuovo, e quando vi faccio le domande ho la voce rotta dal pianto e mi faccio ridere da solo, perché mi basta che uno faccia prima una prova di un mondiale laser e già mi viene da piangere dall'emozione, perché vorrei essere voi. Il punto di forza, che vi conosco tutti molto bene, è che questa è stata la mia vita, quindi è come se prolungassi in qualche modo la mia permanenza nelle classi olimpiche, anche se solo da questo lato. E qual è stata la tua intervista più emozionante? Beh, la cosa più emozionante che mi è capitato di fare è non un'intervista che ho fatto io, ma aver promosso un'intervista di Valentin Mankin da una giornalista russa, che ha provocato il fatto che Valentin fosse ricordato nel modo giusto a Mosca, che fosse invitato a Mosca per ricevere l'onore che lui cercava da tanto tempo. L'aver provocato quell'intervista, aver messo insieme, reso questo possibile, mi ha fatto stare molto bene, quindi non era una mia intervista ma un'altra cosa. Questa è la cosa più bella che mi è capitata nel giornalismo, credo. Far rendere merito a Mankin in Russia, a Mosca, non apprezzo. Fantastico. Senti, invece un altro tipo di domanda. Qual è la classe che ti rispecchia e perché? Beh, sono un ciccione, per cui mi rispetta sicuramente, mi rispecchia la star. Mi piaceva anche il Soling. Ma anche come carattere, non per forza. Ah, perché come carattere io sono un po' perplesso dei catamarani. Se devo dire la verità, mi sembrano proprio bruttini da vedere. Per me anche l'armonia ha un senso, per cui mi sembrava bella la star anche se era molto lenta. Ho massimo rispetto per i finnisti, perché avrei voluto essere un finnista, però l'idea che il laser sia così tutti uguali e vince davvero chi è il migliore, questa è un po' la mia idea del giornalismo: tutti ad armi pari, poi vediamo chi è il migliore. Quindi ho un infinito rispetto per i laseristi e per i finnisti. Senti, e se dovessi essere un velista italiano, chi ti piacerebbe essere? Ho litigato con quasi tutti. Vediamo. Cavolo, che domanda difficile. Ho messo in difficoltà Luca Bontempelli, attenzione. Un velista contemporaneo? Aspetta, no, di tutti i tempi. Cioè, ho i miei idoli, più che è troppo ambizioso forse pensare che avrei voluto essere, ho i miei idoli naturalmente. Dal passato Straulino è sicuramente un grandissimo idolo. Sono un po' più perplesso nei confronti di Elvstrom, perché mi sembra che abbia pagato un po' con l'equilibrio troppo, un prezzo troppo alto di equilibrio psicologico. Ashley non mi sta tanto simpatico, io ti favo Christensen all'ultima Olimpiade. Ce l'ha quasi fatta, quasi. Sì, infatti, sarebbe stato proprio bello che avesse lui difeso il record di Elvstrom. Sì. Mi piace abbastanza tu, Giulia, tu sei bella tosta e bella grintosa. Se avessi le tette vorrei essere, ma le tette ce l'ho quasi. Non so, facciamo a gara, mi sa. Infatti. Senti, ti faccio l'ultima domanda, che è quella un po' più piccante, però non so, magari piccante, magari mi, cioè, consumerai tutta la scheda di memoria con questa domanda, però cioè, ci proviamo lo stesso. Mamma mia, sono preoccupato. Perché non lavori per la federazione?
Oh, cioè perché non lavoro per la federazione? No, no, non lavoro per la federazione perché il presidente federale è un po' distratto, non si è accorto che quello che abbiamo fatto negli ultimi 4 anni nei confronti di voi, delle classi olimpiche, era notevole, hanno voluto cambiare con delle persone che soprattutto non hanno amore per le classi olimpiche, non hanno niente a che fare. Non è una questione economica, evidentemente, è una questione di principio. Credo che dipenda dal fatto che il presidente Croce abbia troppi incarichi contemporaneamente e conseguentemente non il tempo per accorgersi esattamente di quello che succede. Certo, l'ufficio stampa federale nell'ultimo periodo lo abbiamo stimolato parecchio, mi sembra che stia migliorando. Per me è orribile che si parli di vela in Italia in qualche modo che non sia, che chiarisce che l'unica vela che conta è quella delle classi olimpiche. Quindi uno che viene dai barconi per me non ha i titoli per parlarne. Sono molto critico nei confronti naturalmente di tutto ciò che toglie risorse alle classi olimpiche, in primo luogo alle classi owner driver, che mi sembra davvero una follia. E penso che per l'appunto la federazione certe volte si dimentichi o si dimentica, non so quanto più o meno volontariamente, che quell'unica cosa che conta, 100-0 sul resto, sono le classi olimpiche. Chi non l'ha capito, se posso dire le parolacce su Sei Reva, beh, l'ho fatto io, sì. Chi non l'ha capito vaffanculo. Ciao Luca, grazie. E i piedi, scusa, eccoli, eccoli, eccoli.